Buon pomeriggio amici appassionati del crono virtuali, ci troviamo ad Avola, il circuito di Avola Antica per il sesto appuntamento del CVM targato Pinto Factor Live qua. Con me in cabina di commento Gianni Puntorieri. Buonasera a tutti, ciao. E la regia Pietro Vizzari. Allora, oggi parterre, Gianni, di partenti abbastanza scarno, ci sarà effetto che cominciano le belle giornate, quindi si va per mille rivoli, quindi abbiamo anche un ospite d'onore a fare da apripista oggi ai sette partenti del tournoi, il pilota nel reale CVM Mirko Paletta, che è impegnato nella categoria bicilindriche. Qualche dettaglio in più su Mirko, Gianni, che tu lo dovresti conoscere meglio. Sì, Mirko è un ragazzo di Cosenza, Cosentino, che corre da diversi anni in CVM reale, ha corso con svariate vetture, dalla Formula, Gruppo N, insomma non si è fatto mancare nulla. Adesso al momento è impegnato con la 700 Minicar, proprio come questa qua sul virtuale. Bene, quindi diciamo che fa da apripista con la riproduzione fedele della sua Fiat 500 Minicar. Andiamo a dare, scorriamo un attimino l'elenco dei partecipanti di quest'oggi. Due piloti impegnati in 700 Minicar, Francesco Perri su Fiat 500 e Fabiano Roccauzzo, poi abbiamo una M1004 Tommaso Cipolli, e ben 3 e 1 1150, il 112 Abarth di Carmelo Giaquinta, vettura gemella per Salvo Pantano, e io Onofre Salerno impegnato con la stessa vettura. Quindi oggi gran parte della E1 1150 nel turno pomeridiano. Aspettiamo Gianni il via di Carmelo, nonostante, oltre che pilota, oggi impegnato anche come direttore di gara. Aspettiamo l'allineamento e siamo pronti per questo turno A della cronoscalata di Avola Antica. Ricordiamo sempre e ringraziamo sempre il creatore della mod Angelo Caruana e il creatore della tracciato Avola Salvo Pantano. Non sì, so se in questa c'è stato anche qualche intervento di Carmelo, comunque impegnato sì, nel gruppo anche dal punto di vista progettuale per quanto riguarda i tracciati anche le mod. Esattamente sì, anche le mani di Carmelo. Partite anche in questo istante Francesco Perri, anche lui con 700 Minicar. Direi di spostarci su Mirko Paletta, che è già partito da un pezzo, noi ci siamo persi un po' nella presentazione. Si vede la mano del pilota reale, approccio abbastanza positivo al virtuale per Mirko. Vediamolo sì, affrontare. Ricordiamo, volevo precisare che ha installato tutto ieri sera, quindi cioè ancora non conosce nemmeno la vettura, non conosce il tracciato, quindi tutto quello che fa è già buono. Assolutamente sì, ma lo sto vedendo venire su, nonostante sia una apripista abbastanza di fretta, ecco. Ok, spostiamoci adesso o aspettiamo, è quasi alla fine del tracciato, lo seguiamo fino alla fine? Sì, ormai seguiamolo fino alla fine e poi passiamo su Francesco Perri. Bella, riprodotta fedelmente nei minimi particolari la livrea di Mirko Paletta con questo azzurro cielo. Vediamo, un po' abbottonato effettivamente sì, ma sempre frutto del fatto che comunque è stata una organizzazione di un po', chiamiamolo, di premura. Vediamo l'affrontare l'ultimo tratto. Che dire di questo tracciato, Gianni? Circuito molto ostico e tortuoso, uno dei più difficili attualmente
in calendario dal mio punto di vista. Tu che ne pensi? Sì, non è uno dei più difficili, ma è difficile, nel senso, in questo tracciato troviamo di tutto, velocità, tecnica, tornanti, insomma, non si fa mancare nulla, però c'è qualcosa di più difficile in questo campionato, in questa lista. Ok, intanto è arrivato Mirko Paletta a concludere il suo giro da apripista, non menzioniamo i tempi perché logicamente a prescindere non fa testo. Siamo su Francesco Perri, il primo dei due impegnati in categoria minicar 700 con la Fiat 500 blu e rossa, che ha sempre colori che hanno sempre caratterizzato negli anni le livree di Francesco. Vediamolo. Partito anche Fabiano Roccuzzo. Ok, diciamo siamo a metà percorso per Francesco Perri, direi di spostarci con la regia su Fabiano. No, ormai conviene secondo me fare tutta la seconda parte del tracciato e poi alla seconda marcia Ok, nella quindi parte. torniamo su Francesco Perri. Francesco Perri che si immette adesso nel terzo troncone del tracciato, quello un po' più, per così dire, guidato. Molto scivolosa quest'ultima parte, vuoi perché un po' si arriva in crisi di gomme, vuoi perché magari cambia l'asfalto, però ho notato anche nelle prove durante la settimana che indipendentemente dalle temperature che troviamo sui server, comunque l'ultima parte è sempre un po' più scivolosa e quindi molto più insidiosa. Intanto anche Perri sfrutta la livrea di un altro pilota reale, che adesso mi sfugge il nome, ma il cognome è Gritelli, Salvatore Gritelli mi sembra, se non ricordo male. Sì. Quindi che è un carissimo amico suo e ha riprodotto la sua vettura reale anche qui sul virtuale. Quindi oltre che tu ad irreali. Partito anche Tommaso Cipolli con il gruppo N1004. Oltre che i piloti reali impegnati nel nostro campionato, vediamo anche da parte dei nostri sim driver molti tributi ad amici piloti. Sì, esattamente. Tanto ho visto tra delle prove pomeridiane, prima pre-gara, insomma, che Fabiano e Francesco se le sono suonate di santa ragione a suon di decimi. Sì, Quindi. Fabiano sta andando molto veloce comunque. Andiamo a vedere Fabiano cosa. Allora, intanto abbiamo il primo riscontro cronometrico. 4,54 e 105 per Francesco Perri. Ottimo. Vediamo se continua. Sì, credo che il best sia in 49-48 sulle bicilindriche. Abbiamo visto diversi 50 fatti di strade oggi in prova. Sì, vabbè, ma come sappiamo benissimo, le prove sono una cosa, la gara è un'altra. Assolutamente sì, dobbiamo calcolare sempre fisiologicamente uno scarto di almeno 2 secondi, 3 secondi tra le prove, poi anche in un circuito del genere dove l'errore è sempre un po' dietro l'angolo. Abbiamo 50 e 1000 tempo nelle prove libere di Fabiano Roccuzzo e Bene. 57 di Matteo, quindi sono a decimi. Quindi quest'anno molto molto combattuta già in questa categoria, che vede diversi partecipanti, molti partecipanti impegnati con queste auto, sia nuovi che vecchi, che hanno scelto nuovamente, vedi per esempio Matteo, di ricimentarsi per il secondo anno di fila con le bicilindriche. Intanto Quindi seguiamo pure Carmelo Giaquinta, intanto seguiamo ancora Fabiano e poi passiamo su Tommaso Cipolla. io magari prima di staccarmi aspetto che Salvo Pantano arrivi magari a metà circuito. Sì. Intanto vediamo Fabiano nelle ultime battute.
Fabiano fa registrare un 4,52-3. Quindi paga un secondo e sette Francesco Perri su Fabiano. Un po' più. Tempone. Tempone sì, fa valere la sua leadership attualmente nelle prove. Quindi uomo da battere, Roccuzzo. Abbiamo però Matteo, che Matteo riesce a mantenere il sangue freddo in gara, quindi sarà una gran bella lotta nei prossimi turni. Allora, dovremmo essere su Tommaso Cipolli. Seguiamo Tommaso. Sì, seguiamo Tommaso e poi passiamo su Su Carmelo Giaquinta, Carmelo impegnato. Giaquinta, partito anche Salvo Pantano. Bella la livrea di Tommaso Cipolli, riprodotta un po' alla Ken Block, con questa livrea nera e verde fluo a tema Monster. Che Veramente fantastico. sì, veramente molto bello. Vediamo, procede senza particolari intoppi. Peccato non avere riscontri in gara di altre auto di pari categoria. Comunque credo che stia venendo su senza particolari problemi. Tommaso ha fatto vedere anche delle belle prove nelle passate gare. Direi di spostarci su Carmelo. Seguiamo un po' più da vicino Carmelo, che è uno dei protagonisti della categoria E1 1150, distanziato in classifica generale di gruppo di 10 punti, ma che lo ha visto trionfare nelle ultime due prove. Reventino, ultima prova, e la penultima prova alla Sortino, dove ha primeggiato su tutti con una prova fantastica. Sì, Carmelo sta cominciando a prendere confidenza, mi sembra a me. Non so, ho avuto il sentore che su questo tracciato potesse essere un attimino più in difficoltà, ma sicuramente difficoltà che è frutto di non di uno scarso allenamento, non voglio utilizzare la parola scarso allenamento, ma di un non sufficiente allenamento. Sì, io diciamo al momento non mi sto allenando proprio, si può dire, tra il lavoro, tra altri impegni del gruppo, quindi pochissimo tempo. Ma vabbè, così, l'importante è che ci divertiamo e che siamo presenti sempre e in ogni caso. Assolutamente, quella è la prima cosa. Diciamo che è uno dei principi cardine su cui si è sempre basato il Team Chrono Factor Live, il divertimento, che poi è quello che tecnicamente facciamo, ci divertiamo. Esattamente. Io direi di passare, Carmelo sta arrivando, di passare su Salvo. Ok, intanto Carmelo taglia il Carmelo. traguardo in 4,19,7. Abbiamo poi a seguire Tommaso Cipolli con 4,49,1, Roccuzzo con 4,52,3 e Perri a chiudere la classifica provvisoria con 4,54,1. Ci spostiamo, come Vai. detto, su Salvo No, 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 Pantano. devi partire tu, Salvo si è ritirato, purtroppo. Ok, allora io mi congedo un attimino, sono subito da voi. Va bene, in bocca al lupo. Ti raccomando, non fare tempo. Sbatti piano, sbatti Batti piano. piano, bravo. Pietro, vediamo adesso questa salita di Onofre. L'ultimo a partire, anche perché è in cabina, quindi purtroppo oggi registriamo l'assenza di Enzo Amoroso.
Ricordiamo intanto che stasera c'è il turno B alle 21.30 con i ragazzi dei Grand Prix TV, sempre qui ad Aula, tanto partito novio. Sì, arriva un lunghetto alla prima staccata. Lo trovo abbastanza assettato bene come setup, no? Questa Aula è difficilina perché è stretta all'inizio, le battute iniziali, e si arriva belli sì. Abbiamo dimenticato Mirko Paletta, ce lo tiriamo in cabina e vediamo le sue impressioni di questa salita. Sì, eccoci qua con Mirko, buonasera. A te Gianni, buonasera. Mirko, siamo in diretta qui in cabina di commento. Raccontaci le tue impressioni, Mirko, su questo tracciato, su questo, diciamo, in generale. Beh, io come già hai già anticipato prima, che ho visto nella diretta, anzi devo ringraziare il team di Chrono Factor Live in persona Gianni, che stanotte mi ha fatto scaricare questo tracciato. È bellissimo. Avola non l'avevo mai visto il percorso in se stesso. Proprio bello, guidato, veloce, contornanti, simpatico. Sì, è abbastanza difficile pure da camminarci. Ho visto pure qualcuno che ho visto Nofro Salerno che ha fatto dei temboni. Vabbè, certo, i ragazzi già conoscevano la fisica della mod, eccetera, eccetera, anche il tracciato in se stesso. Tu ti sei appena avvicinato a questo mondo, quindi certo, si sapeva già dall'inizio, ma comunque non è importante il risultato. Ci dobbiamo divertire, Gianni, ci dobbiamo divertire. Esattamente. Ci onori della tua presenza, quindi... L'onore è tutto mio. Io, come ho già detto prima, vi ringrazio perché sono entrato da poco in questo mondo che è spettacolare. Poi ci sono persone come te e tanti altri davvero speciali che riescono a far portare avanti questo mondo. Eh sì, cerchiamo di dare il massimo per quello che possiamo. Giustamente ognuno di noi ha anche i suoi impegni, però cerchiamo Gianni, avete molta, molta costanza e molta passione. Con Carmelo stanotte siamo stati forse fino alle 2 per scaricare tracciate, vetture e via discorrendo. Certo. Avete tanta passione, avete tantissima passione. Eh sì, credo che è molto trasparente questo discorso sulla passione, perché se dovremmo fare per lavoro una cosa del genere, non dedicheremmo mai tutte queste ore che dedichiamo. Certo. Sì, intanto vediamo un incidente di Onofrio che ha dovuto fare retromarcia, altro incidente che non si vede a schermo. Brutta salita per Onofrio, questa prima parte. Vediamo, ultime battute per Onofrio, niente. Avrà sicuramente qualche problema alla convergenza, sicuramente con le pit. Mirko, comunque hai fatto registrare un 5.07, mi sembra che non è male come prime salite. Ho fatto pochissime salite, ancora devo prendere confidenza, sì, però grazie anche a te a questa mod che mi hai fatto fare della 700 mia, proprio uguale, mi trovo bene subito con la macchina. Cioè, se, diciamo, come differenza tra, vabbè, la differenza è abbassare tra reale e virtuale, questo è poco ma sicuro, anche io sì, certo. Quindi, però voglio dire,
No, diciamo che se ci avvicina tanto, se prendi confidenza con la macchina, diciamo immaginando il gioco nella realtà, si ci avvicina tantissimo il 700 rispetto a tante altre macchine che ho provato. Il 700 è, secondo me, una che si ci avvicina proprio assai, specie che sta per terra e scivola nello stesso momento come scivola quasi nella realtà. Esattamente, questo era proprio il punto della domanda. Grazie. Sì. Niente, allora. Gianni, grazie a te e grazie al team Chrono Factor Live. Edgar, grazie a te sempre. Comunque, abbiamo finito con questa prima manche, passiamo ora per la seconda manche. Un attimo di pausa e siamo da voi subito. Ben ritrovati amici appassionati per la seconda manche del sesto appuntamento targato Team Chrono Factor Live. Gianni, ci troviamo sul circuito di Avola Antica, ricordiamo ai nostri amici telespettatori. Bellissimo tracciato, direi molto 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 simile alla realtà, non che ci sia stato fisicamente, però ho visto diversi camera car anche dell'edizione slalom che hanno fatto. Se non sbaglio, noi abbiamo fatto anche una edizione slalom Sì. come Team Chrono Factor Live su questo circuito, però la parte centrale era, non era tutto, un'altra versione No, dell'Avola. arriva fino alla fine, mi sembra. Non ricordo adesso. Comunque sì, ce l'abbiamo riprodotto anche noi sul virtuale lo slalom. Sì, bella esperienza mi ricordo, anche col 112 la feci io, Sì. fe fe fedele, fedele al 112. Partito Dovremmo prima. essere già partiti con Mirko Paletta. Sì, ricordiamo che Mirko sempre è come ospite, quindi al di fuori delle classifiche. Però cercherà sempre ugualmente di inserirsi nelle prime posizioni. Arriva in spazzolata. Tra l'altro, motivo di vanto anche per il team, feedback super positivo di Mirko, che essendo nel reale impegnato con la vettura con cui sta percorrendo nel virtuale Avola, conferma che alla guida le sensazioni sono molto 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 simili al reale, quindi a livello ovviamente di fisica dell'auto si intende, Sì, sensazioni. infatti il punto della mia domanda è stato proprio quello, le sue impressioni tra virtuale e reale. Giustamente ricordiamo che il reale e rimane tale, c'è poco da fare. Purtroppo il virtuale, per quanto uno può cercare di avvicinarsi, ma non avrai mai la realtà. Assolutamente, si possono in qualche modo cercare di riprodurre le sensazioni a livello visivo e anche perché no, a livello percettivo con determinate attrezzature, ma ciò che ti dà l'adrenalina che ti dà il vederti scorrere nel reale la pista sotto, ho un tracciato sotto il virtuale, diciamo che siamo ben lontani. Certo. Comunque Mirko che dà spettacolo nei tornanti di Avola, arrivando a spazzolare
questi tornanti un poco tortuosi. Tra l'altro credo che sia proprio una sua caratteristica peculiare questo suo tipo di guida, perché nell'intervento a fine prima manche parlava di spazzolate, quindi sì, suppongo sia proprio una sua caratteristica. Ma Mirko io lo conosco personalmente, l'ho visto anche nel correre nel Reale, anche quando correva con il gruppo N, Saxo eccetera eccetera, era sempre di traverso anche con le macchine a trazione anteriore, quindi è bene. Intanto Mirko è a ben oltre metà del tracciato, si inerta per quella che è la fase quasi finale del lungo tracciato di Avola. Quindi passerei. No, ancora non è partito Francesco Perri, ancora non è partito. Vi è visto. Ah, quindi Mirko è l'unico pilota attualmente. Partito adesso Francesco Perri. Perfetto. Seguiamo Francesco Perri, dopodiché vi avviso quando partirà Fabiano. Ok, siamo su Francesco. Adesso Francesco deve cercare di recuperare quel gap che è assolutamente nelle sue, beccato in prima manche, sicuramente nelle sue corde il tempo fatto registrare da Fabiano Roccauzzo, però non ci si può permettere di spiegare più di tanto e rischiare più di tanto. Ricordiamo che il meccanismo delle nostre gare prevede la somma dei due migliori tempi su tre salite, quindi si è costretti necessariamente a portare a termine due salite su tre, e vi posso assicurare che con l'adrenalina della gara non è mai troppo semplice. Tanto Gianni, sbaglio o Francesco ha qualche piccolo problemino grafico? Sicuramente la linea non l'aiuta, comunque. Ok, sembra essersi stabilizzato. Sì, si è stabilizzato. Sembra essersi stabilizzato. Comunque è migliorato tantissimo già da ieri sera Francesco, perché aveva problemi con il setup e girava poco leggermente più alto. Adesso sembra aver preso il punto giusto del setup. Sì, poi tra l'altro eravamo sul TS a fare un po' di prove prima della gara. Se non erro, il setup che stavo utilizzando lo ha concepito proprio una mezz'oretta fa, quindi sta autoproclamandosi tra l'altro l'uomo dell'ultimo momento. Quindi sì, con un assetto fresco, nuovo di adesso, che lo ha portato a fare il 50 in prova. Quindi vediamo cosa. Intanto è partito Fabiano, sì, Fabiano Roccuzzo. Ok, direi allora di spostarci su Fabiano, rimaniamo in aggiornamento per quanto riguarda i tempi, ancora abbiamo un po' sì di margine. Intanto Mirko Paletta taglia con 5.12 netti, ha alzato, sicuramente avrà fatto qualche errore nell'ultima parte quando non era davanti alle nostre telecamere. Intanto un secondo errore per Fabiano Roccauzzo, un errore arriva largo al primo tornantone sinistro e impatta contro il muro senza conseguenze apparenti, perché comunque la macchina sembra stare a posto, ha perso indubbiamente un po' di tempo, e poi un largo sul muro di cinta del primo tratto. Lo vediamo qui impegnato al primo tornante. Qui adesso sembra essersi un attimino ripreso alla prima botta e sembra venire su anche abbastanza forte. Vediamo un po', io non riesco ad interpretare perché sono stato costretto all'ultimo a togliere l'audio delle vetture, quindi non riesco a capire un po' anche il tipo di andatura. Comunque sembra che stia salendo su con una certa fretta, ecco. Sta cercando di migliorarsi sicuramente, quindi campa anche qualche errore arrivando lunghe staccate.
sì, intanto aggiornamento su Francesco Perri che si trova sull'ultimo tratto, a breve avremo il riscontro cronometrico. Torniamo su Fabiano. Ecco il destro sul ponte, questa non è per niente semplice questa curva, ma Fabiano la affronta con, senza particolari problemi. Sì, partito anche Tommaso Cipolli in questo istante. Eccolo scodare leggermente in uscita dal tornante. Ok, direi di spostarci su Tommaso Cipolli, abbiamo detto unico pilota impegnato in classe A1004, in classe N1004, gruppo N1004, scusate. Sì, Ecco, piccola toccata sul muro di cinta del primo tratto per Tommaso, è arrivato un po' largo. Ecco l'affrontare il primo dei, credo ci siano 4-5 tornanti lungo questo percorso. Sì, non ci sono molti tornanti, però ci sono dei destra, sinistra veloci che se non conosci bene il percorso, giustamente li fai molto più lenti e quindi si beccano palate di secondi. Eh sì, se non si anticipano al momento giusto, purtroppo sono tutte curve che per una strana forza della natura ti tirano in maniera quasi innaturale, ti inducono comunque all'errore. Quindi tutte queste curve, questa serie di curve vanno tutte assolutamente anticipate nel punto giusto, al momento giusto. Intanto vediamo anche Carmelo Giaquinta che in questo istante si lancia alla partenza. Sì, abbiamo 4,54, 543 di Perri, Francesco Perri. Vediamo Fabiano cosa ci risponde. Tempo fotocopia rispetto alla prima manche. E vabbè, intanto già ha messo al sicuro due manche, lo porteranno già in classifica. Assolutamente sì, quindi può in virtù del nostro meccanismo cronometrico dare il tutto e per tutto nella terza manche. Intanto paga un decimo, quasi due decimi, Roccauzzo rispetto Perri. Taglia in questo istante Fabiano Roccuzzo con 4,54,722. A un decimo e sette da Francesco, quindi questo va a ravvivare quella che sarà la terza manche tra i due, perché Esattamente. partita assolutamente aperta. Esattamente, perché se Francesco abbasserà in questa terza ed ultima manche, si avvicinerà, che ne so, al tempo della prima manche di Fabiano, può anche scavalcarlo, giustamente, se Fabiano non spara un altro 52. Appunto, quindi vedremo in terza manche cosa saranno in grado di fare. Intanto io mi sposterei con la regia su Carmelo Giaquinta. Siamo già su Carmelo Giaquinta dall'inizio della partenza e vediamo Carmelo che questa seconda salita la sta affrontando in maniera molto più pulita e lineare. Un qualche problema nella prima salita per Carmelo. Sì, anche Per segnare per un 4-19, per me qualcuno in più di qualche problema. Ad un certo punto ho avuto una sorta di blackout, ma va bene, fa parte del gioco. Quantomeno siamo riusciti a portarla su. Sì, esattamente, partito anche Salvo Pantano. Un bello staccatone per Giaquinta. Sì, passiamo su Salvo, vediamo se stavolta riesce a portarla su. Vediamo Salvo con la sua livrea altamente patriottica, con questo tricolore su tutto il centro della macchina. Sì.
attaccatissimo alla bandiera italiana, Salvo. Eh sì, Salvo ha sempre sfoggiato il tricolore nelle sue livree. Un po' anche io sulle mie. Sì, ho qualche vago ricordo. Ricordiamo che Salvo, questo tracciato lo conosce abbastanza bene, E di visto. là, lui abita lì, no? Più o meno, diciamo di sì, si può dire di sì. Quindi creazione di casa. Questo è un circuito esclusivo di Salvo Pantano per quanto riguarda il comparto simulazione, quindi creazione da parte di Salvo che ne vede diverse nel suo catalogo di esclusive Salvo. Sì, La intanto bre scusami Onofre, abbiamo il tempo di Tommaso Cipolli che fa registrare un ottimo 4:48. 4:48 per Tommaso Cipolli, do un'occhiata a Carmelo per verificare la sua posizione. È nella parte finale del tracciato. A breve il riscontro cronometrico, vediamo un po' cosa sarà in grado di fare. Sì, abbiamo anche altri piloti che corrono in casa in questo evento, in questa sesta tappa, come Stefano Bianca, Mattia Fontana, non ricordo chi altro. Sì, era la crew di Avola Sì. con sì, diverse persone insomma di quella zona, quindi Stefano anche ha fatto nelle prove libere un tempo abbastanza fastidioso per i suoi colleghi del gruppo A. diciamo che Stefano è assolutamente l'uomo da battere in gruppo A. Intanto Esattamente. abbiamo il riscontro di Carmelo che chiude la sua prova in 4:11:06. Buon tempo per Carmelo, assolutamente buon tempo. Vediamo Salvo se riesce questa volta a portarla su, non lo voglio bufare, ma Allora, già siamo a buon punto perché siamo sulla parte finale del tracciato. Ecco, affronta l'ultimo tornante prima dell'ultima parte vera e propria del tracciato, sì, che è la sta salendo abbastanza abbottonato, secondo me. sì, rispetto a quello che è il potenziale della vettura, sì, direi che sta andando su in maniera abbastanza calma. Va bene anche così per onorare la salita di casa, ecco. Ok, a sto punto secondo me ti conviene o Intanto no? io mi comincio a preparare, sì, Sì, Gianni, mi comincio a vai, preparare. puoi partire in bocca al lupo anche a te. Crepi, a dopo. Ecco, taglio in questo istante Salvo con il tempo di... Vediamo se riesco a beccarlo. Non riesco a vederlo io il tempo di Salvo. Ah, eccolo qua. 4:15, 4:48. Sì, andiamo a vedere Onofri adesso. Eccolo qua. Abbiamo schermo. Vediamo come affronta questa prima staccata, che è molto difficile perché gomme non ancora in temperatura. Leggermente abbottonato anche lui. Sì, certo, cerca di mettere in salvo almeno il discorso punteggi. Magari la terza darà qualcosa in più. Vediamo, ci tiriamo giù Mirko, vediamo se vuole intervenire in qualche cosa. Eccolo qua, Mirko. Mirko, sei in sala streaming assieme a noi. Se vuoi intervenire quando vuoi, chiedi la parola e sei online. Intanto siamo ancora sempre su Onofrio, ultimo a partire di questa seconda manche.
tanto vettura segnata, avrà sbattuto da qualche parte, io non sono, mi è sfuggito sicuramente. Intanto dalla chat ci arrivano messaggi, Salvatore Scirè, 4:25, credo che sia riferito a, al suo riscontro con Ometri. Ah, ecco. Poi c'è Stefano che purtroppo proprio in questa tappa si sta trovando un po' maluccio. Niente, continua a sbattere Onofrio, a perdere, a lasciare secondo. Sì. Vediamo, vediamo cosa riesce a far segnare Onofrio. Mirko, come ti sei trovato in questa seconda marcia? Gianni, Onofrio sale fortissimo, quindi il rischio c'è molto di più rispetto a tanti altri, rispetto anche a macchine che vanno più lente. Eh sì, questa è un'Italia, diciamo che sono abbastanza veloci, quindi l'errore è sempre dietro la porta. Sì, ho visto che Carmelo ha fatto un bel tempo. Sì, Carmelo ha fatto registrare un 4:11, che non è male, considerando che il miglior tempo in prove libere è 4:09, quindi ha alzato solamente 2 secondi. Intanto vediamo Onofrio se riesce a portarla su, perlomeno a giudicarsi il discorso punti, perché ricordiamo che se non si hanno almeno 2 tempi registrati non si entra in classifica. Eccolo qua, è arrivato l'incidente. E taglio in questi istanti Onofrio con 4:15 e 471, si piazza terza posizione al momento di questa seconda marcia. Bene, andiamo un attimino in pausa e siamo subito pronti da voi con la terza ed ultima marcia di questa tappa. Ok, ben ritrovati amici per questa terza ed ultima manche del sesto appuntamento CVM targato Team Chrono Factor Live.
Abbiamo visto oggi un bel po' di un anticipo di quello che potrebbe essere, per esempio, la lotta in 700 mini carri con il duello diretto tra Fabiano Roccauzzo e Francesco Perri, in categoria 1-1150, purtroppo unico solitario di gruppo N1004 Cipolli, che comunque fatto onore in queste due salite. Vedremo cosa riuscirà a fare nella terza manche. Ecco, Sì, Gianni, dicevi? partito Mirko Paletta in questo istante. Ricordiamo l'amico Mirko Paletta che quest'oggi fa da apripista come special guest di questo primo turno, turno A, della sesta prova di campionato. Vogliamo ricordare anche gli appuntamenti fissi, Gianni, per quanto riguarda lo svolgimento delle nostre gare. Sì, allora, subito dopo questa tappa, la settima sarà la Trento Bondone, l'ottava sarà la Murano Campotenese e la nona, per ultima a chiudere il campionato, la Grande Giarre. Gianremiro che ha visto impegnati sia Carmelo Giaquinta che Salvo Pantano in un frenetico lavoro di preparazione perché sarà una chicca, ovviamente chicca targata con esclusiva Team Chronofactor Live, ricordiamo. Attualmente non c'è in giro questo tracciato per quanto riguarda le piattaforme virtuali. No, assolutamente no, tracciato che già atteso dall'anno scorso, l'avevamo inserito con punto interrogativo nel campionato scorso, poi per svariati motivi è stato soppresso e sostituito con un altro. Che le cose ci insegni che o si fanno bene o non si fanno. Quindi. Esattamente, Allora, esattamente. Questo. intanto siamo con Mirko. Sì, siamo su Mirko. Mirko che già si è girato alla prima staccata. Giustamente ha cercato, essendo la terza manche, ha cercato di dare qualcosina in più, gomme fredde, si è ritrovato al contrario. Vabbè, è una cosa che ho notato in questo, soprattutto nel periodo del lockdown, che abbiamo visto molte figure che militano nelle gare reali avvicinarsi un po' a quello che è il mondo virtuale anche per tenersi un po' in allenamento. Li ho visti già spediti alla stragrandissima, non tenendo conto delle condizioni reali, cioè hai delle percezioni un po' di FIFA, insomma, tutte quelle percezioni che hai nel reale lì non ce l'hanno e quindi spingevano come dei maledetti, Sì. creando non pochi danni, direi. Comunque abbiamo ricevuto abbastanza feedback perché abbiamo un campionato parallelo che è stato ideato così al volo per tutti quelli che sono rimasti al di fuori. Intanto parte anche Francesco Perri. Dicevo, abbiamo questo campionato con molti piloti reali, qualcuno anche di spessore. Oltre a Mirko Paletta, Francesco Costabile, Ignazio Cannavò, che se non ricordo male usava o usa ancora, non lo so, la Lampo, giusto Pietro? Esatto, poi c'è Elio Guzza, il campione italiano, unico italiano ad essersi qualificato primo della sua categoria Categoria. Time Attack della C-Sport, vincitore anche al Nürburgring, mi sembra, se non ricordo male. Sì, Insomma, credo che abbia fatto la Nordschleife lui. Eh sì, diciamo non ci stiamo facendo mancare nulla, sì, gr grandi soddisfazioni. anche se con molta modestia non abbiamo spoilerato tanto, però cioè, qualche presenza importante ce l'abbiamo anche. Bene, allora, basta con gli spoiler, che altrimenti non sappiamo più dove mettere le mani, le orecchie, eccetera, eccetera. Giusto, andiamo piano.
Intanto 4-4, Tomo Tomo, Mirko Paletti è arrivato quasi alla fine del tracciato, quindi a questo punto direi di spostarci su Francesco Perri per seguire la battaglia con il suo unico rivale di giornata, che è Francesco Roccauzzo. Dicevamo poc'anzi che con il 54 fatto registrare da Perri e il 54 fatto registrare da Roccauzzo in manche 2, i giochi sono aperti per questa, per quanto riguarda la provvisoria di classe minicar. Gianni? Sì, diciamo che stanno 1-1 in questo momento. Intanto è partito Fabiano Roccauzzo, anche se con somma di tempi, se non erro, si ritrova. Per adesso è davanti Roccauzzo di circa un secondo e mezzo. Esatto, questo stavo proprio per dire. Come tutto può succedere. Sì, ancora la battaglia è aperta. Quindi... Non me ne voglio no. Roccauzzo, non lo sto gufando. No, assolutamente. Intanto taglia Mirko Paletta con il 5-25. Sì. Sì, siamo su Roccauzzo, continuiamo a seguire Roccauzzo, vediamo questa battaglia tra Roccauzzo e Perri. Vediamo chi la spunta in questa prima fase di questa sesta tappa. Ricordiamo che stasera e domani ci saranno altri due turni, la quale ci sarà anche Matteo Giliberto, Alessandro Colletti. Per quanto riguarda le 700 minicarri, non ricordo gli altri, comunque sono una quindicina solo nelle 700 minicarri. Quindi... diciamo che ci sono ancora, c'è un buon 99% dei partecipanti che ancora deve partecipare per quanto riguarda le 700 minicarri, perché diciamo poc'anzi sono veramente tanti. Sì, sì. Hanno riscosso parecchio successo questa mattina, quest'anno. Dai. Esattamente, sì, è stata la vettura dell'anno, diciamo, come quando esce una vettura nuova. Allora, a mio parere, avendo avuto modo comunque di provarle anche offline, eccetera, eccetera, le macchine che più sono coinvolgenti nel parterre della mod, senza nulla togliere alle altre, sono la tutte le 700 sono, poi anche perché da bambino andando a vedere le corse, quelle che più tiravano l'attenzione erano i 700, ma una tra tutte che vedremo nei prossimi giorni è la Fiat 170 di Salvatore Scirè. Quella macchina lì tu sali o comunque avvii il gioco e vorresti non smettere, a qualcosa il sound di quella macchina che ti acchiappa in una maniera assolutamente misteriosa, ecco. Sì, diciamo che sulle 700 ci abbiamo dedicato più tempo, in quanto è stata una delle prime vetture che abbiamo sviluppato con Angelo. Scusate, ogni tanto c'è qualche con Angelo Caruana, per quanto riguarda il 3D, io per la fisica, insomma. Abbiamo cercato di avvicinarci il più possibile. Intanto ci tiriamo giù Mirko Paletta insieme a noi. Allora, attenzione intanto, perché Francesco Perri non ce la fa. Ah, quindi un altro 54,2, abbassa di decimi le sue precedenti prestazioni. Quindi grande costanza intanto di Francesco, che riesce a concludere tutte e tre le prove, tutte e tre in 4,54. Quindi grande lucidità, Pietro, per quanto riguarda Francesco, che è riuscito con costanza a terminare le sue tre prove. Sì, 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 si differivano di pochissimi decimi l'uno dall'altro. Quindi ok, intanto ci spostiamo su Cipolli. Su Tommaso Cipolli, sì, che è anche lui su dentro il tracciato. Vediamo, attendiamo intanto il tempo di Fabiano Roccauzzo. Sì, io rimango su Fabiano per capire quando taglia, perché aspiamo con, anche se in realtà in ogni come... caso, al momento è al comando. Al momento è al comando, quindi sicuramente prima posizione provvisoria in classe 700 per Fabiano.
anche se ho il sentore che quel 52 o si avvicina di molto, se non addirittura possa migliorarlo, perché seguendolo ho visto che sta venendo su veramente molto molto bene. Intanto vediamo Tommaso Cipolli che sta ha adottato una guida realistica in questa, sì, mi fa il tornante di pendolo qui addirittura, sì, Tommaso Cipolli, anzi la norvegese dovrebbe essere, la manovra della norvegese questa qui, se non sbaglio. Sì, poi corregge la traiettoria andando giù di leva in maniera pesante. Evidentemente in quel tornante aveva qualche amico. Probabilmente. Grande Tommaso. Intanto mi sembra che è comparso il tempo di Roccuzzo. Eccolo qua, 4-5. Sì, dicevamo poc'anzi che avevo il sentore che potesse in qualche modo avvicinarsi, quindi Francesco ripropone esattamente il 4-52-4. Fabiano Roccuzzo, sì. Sì, Fabiano Roccuzzo, scusate, non Francesco Fabiano. Quindi il 54 di poc'anzi era frutto di quei due unici errori fatti all'inizio della prova. E continua con i colpi di freno a mano. Non pagano, però pagano per quanto riguarda lo spettacolo, perché è ovvio che in termini cronometrici non si ha nessun riscontro positivo, salvo che in qualche particolare condizione, ma nelle crono veramente sono pochissime. Secondo queste me possibilità dato durante la discesa, Tommaso. Probabile, anche se in realtà Gianni penso che abbia qualche piccolo problemino non di leva ma di ripartizione della frenata, perché noto che comunque anche sul dritto quando va a staccare alza un po' il posteriore o destro o sinistro in base a dov'è l'appoggio dell'auto, la ruota tende a bloccarsi, la posteriore, quindi non credo vada di freno a mano ma ha proprio un problema di ripartizione della frenata, o comunque una ripartizione un po' più orientata verso il posteriore. Ho capito, sì, sicuramente avrà fatto. E andiamo sulla quinta, che anche lui sul tracciato, vediamo cosa riesce a fare. Non ricordo il tempo della sua prima manche. Il best è 4:11 di Carmelo in questa prova. E l'ha fatto un po' nella seconda, nella prima non ricordo quanto ha fatto. Comunque un 19. No, 4... è alto, mi sembra, nella prima, perché ha avuto qualche problemino. 4:19, sì. Ah, 4:19, ok. Sì, sì. Vediamo. Quindi, adesso cosa vediamo riesce a fare. Manche. Senza esagerare troppo, perché io devo cercare di recuperare in terza manche. E tu hai fatto Un 4:15, sono 4:15 alla seconda e 4:05 forse alla prima. 4:23 alla prima. Ah, ok. Quindi tocca abbassare pure a te il tempo. Direi proprio così. Salvo, ricordiamo che è obbligato a tagliare questa terza e ultima manche per entrare in classifica. Assolutamente sì. Anzi, vado a vedere se è partito oppure no. È partito anche Salvo Pantano. Intanto Carmelo sta venendo su abbastanza veloce. Sì, è molto pulito anche. Di passare su Salvo, sinceramente. Ah, un incidente per Carmelo. È uscito un po' troppo largo da questa sequenza di curve che è ingannevole, soprattutto questa dove ha urtato. Se non si parzializza in ingresso per almeno la metà della corda, purtroppo i risultati sono questi. Certo. Chiude con 4:15-7 Carmelo la sua prova. Ottimo anche ugualmente. E considerando l'incidente, assolutamente sì, direi proprio di sì. Niente, siamo su Salvo che lo vediamo giungere alla parte centrale, se non erro, del tracciato. Qualche piccola sbavatura per Salvo, un appoggio al tornante. Ricordiamo che subito dopo, appena finisce, avremo in cabina di commento tutti i piloti per un commento a caldo. Vediamo le proprie sensazioni e problematiche che hanno riscontrato, se li hanno riscontrati durante questa tappa.
Assolutamente sì, quindi non rimanete con noi anche dopo il termine della gara. Qualche minuto di pausa e si parte con le interviste a caldo dei concorrenti del turno A della sesta tappa. Di prepararti, Onofrio. Sì, a dopo, io mi preparo. Ti raccomando, sbatti piano. Va benissimo, non mi farò male. In bocca al lupo, guarda. Crepi. Intanto salutiamo gli amici che dalla chat ci salutano, Ivan Passannanti, Michele Petrolo, piccolo botta per Salvo Pantano, che arriva e taglia in questo istante con 4:13:180, se non erro, 188. Ottimo tempo per Salvo, che si piazza primo in questa terza ed ultima manche per il momento. Adesso dobbiamo aspettare Onofrio Salerno. Si sta preparando, eccolo qua. Ce lo seguiamo fino alla fine, Onofrio, dopodiché avremo tutti i piloti di questo turno A. Intanto approfitto per ricordare che stasera alle ore 21:30 ci sarà il turno C e domani, sempre alle 21:30, ci sarà il turno. Scusate, stasera alle 21:30 il turno B e domani il turno C alle 21:30. Saremo in diretta stasera sul canale Twitch dei ragazzi di Grand Prix TV. E domani saremo di nuovo qui su Intornante.it. Quindi attivate le campanelle, ragazzi, per ricevere le notifiche non appena andiamo in diretta. Come, Pietro, scusami? Certo, ovvio, è normale, se no non gliela fa attivare. Intanto vediamo Onofrio che arriva con un po' di incertezza a questo secondo tornante. Pietro, tu non l'hai provato forse per niente questo tracciato, vero? Vedi se riesci ad organizzarti per più tardi. Magari partecipi anche tu. Tanto Onofrio si sta giocando tutti i jolly. Infatti questo stavo per dire che li ha finiti completamente. Eccolo qua, è arrivato l'ultimo jolly. Quindi Onofrio si è giocato tutto e non avrà la possibilità sicuramente di spodestare la prima posizione, che al momento mi sembra sia di Carmelo, anche se Salvo ha fatto un ottimo tempo in questa ultima manche, però abbiamo alla seconda aveva fatto un tempo molto più alto. Tracciato lungo, tecnico, veloce, c'è di tutto in quest'aula, stretto. È un tracciato molto bello, abbastanza guidato. Vediamo quello che riesce a fare Onofrio in questa ultima manche. Poi ce lo tiriamo subito in cabina. Poi avremo anche il creatore di questo tracciato, Salvo Pantano, con noi in cabina di commento. Ultime battute per Onofrio, arriva un attimino al contrario, staccata. Sembra più sul 18-19, giusto? Vediamo, vediamo.
Siamo qua in attesa per... Sì, stava andando su abbastanza bene. Purtroppo, quando si cerca il pelo nell'uovo, l'errore è dietro l'angolo. Eccolo qua, arriva un altro errore per un ovvio. Taglio in questi istanti con, vediamo se riesco a beccare il tempo, 4, 13 e 300. Insomma. Lo tiriamo su, eccolo qua, un ovvio, un ovvio. Che combini, se non avevi sbattuto avevi fatto un tempone. Ancora deve scaricare l'adrenalina. Bene, Eccomi, vediamo. no, avevo il microfono disattivato, stavo parlando solo come un pazzo. Ho scambiato il tornante per un'altra curva un po' più aperta ad affrontare i secondi e sono arrivato lungo. L'ho confuso. Meno male che eravamo nel virtuale, perché se la confondevo nel reale erano dolori. Certo. No, Bene, vabbè, dai. qualche piccola pausa e ci organizziamo per queste piccole interviste. Ben ritrovati amici, conclusa anche la manche 3 del primo turno della sesta prova del campionato velocità montagna targato Team Chronofactor Live. Ricordiamo circuito di Avola Antica, circuito interamente ideato da no, ideato, ricreato, riproposto dal nostro Salvo Pantano. Partirei proprio da Salvo, se è qui con noi. Salvo, ci sei? No, mi sembra di no. Ah sì, è qua, dentro. Salvo, ci sei, ci ascolti? Niente, non ci sente, Salvo. Non c'è. Ok, allora passiamo quindi ai piloti della 700 minicar che ci hanno dato un po' ci hanno fatto provare oggi un po' di palpitazioni nel seguirli. Fabiano Roccauzzo, ci sei? Sì, Roccuzzo. Roccuzzo, scusami. Tranquillo. Fabiano, allora, abbiamo visto due prove sul 52 e una sul 54, frutto probabilmente di un qualche errore in gara 2. Che ci racconti della tua prova? Ma guarda, intanto complimenti perché il circuito è riproposto come tutti gli altri, in ogni caso alla grande. Quindi viene ancora più bello partecipare. Niente, fino a venerdì sono sincero, questo circuito che ora sto adorando invece prima non piaceva perché era talmente ingarbugliato che è stato difficile fare il bandolo della matassa. Alla fine, diciamo, il miglior tempo in prova più o meno era sul 4,5 basso. Ho cercato di fare meno errori possibili per portare la gara a conclusione, però come avete visto anche nella seconda manche mi ha frizzato anche un po' lo schermo, quindi questa è una cosa che però subito dopo ho avuto un piccolo impatto che mi ha fatto un po' la convergenza. A quel punto ho portato intanto la macchina su e ho cercato poi nella terza di provare ad abbassare. L'idea era di provare a fare il 51, però questo percorso è talmente complicato che non ti puoi permettere nemmeno un mezzo
una mezza toccatina. E comunque sono soddisfatto in ogni attesa di vedere anche tutti gli altri stasera e domani. Ok, grazie Fabiano per il tuo feedback intanto e complimenti ancora per questa tappa. Grazie a voi. Grazie Fabiano, alla prossima. Ciao, grazie Alla ragazzi. prossima, ciao ciao. Allora Gianni, io passerei ora a Francesco Perri. Sì, buonasera. Allora Francesco, ci hai fatto sperare, ci hai fatto sognare ad un certo punto. Quando Oddio, abbiamo visto ci fare speravo anch'io, a però io dovevo fare il miglior tempo anche delle libere, quindi era difficile. Roccuzzo. Però una cosa che abbiamo notato, che abbiamo menzionato in diretta, è stata la tua conduzione di gara con una, che tra l'altro è una caratteristica tua, vedendo anche le altre gare, la costanza nelle tre prove. Cioè tu ti fissi su un tempo e batti sempre il chiodo su quel tempo. Sì, effettivamente. Quindi Mi sembra che ci siano 4 decimi tra una mancia e l'altra, quindi sì, dalla pochissimo, peggiore alla pochissimo migliore. scarto, pochissimo scarto. Quindi sul 54 credo sei un 54,2, un 54,4 alla terza manche. Esatto, e 54,1 è la prima, Sì, quindi tutti là. sembra Sì, quasi che hai utilizzato uno scanner. impressionante. Le ho fotocopiate. Dicevo, ad un certo punto ci ha fatto sognare perché Fabiano col 54 ha riaperto un attimino i giochi, però come l'hai vissuta questo duello, diciamo? Allora, partivo già da sconfitto, nel senso che aveva 2 secondi nelle libere avanti, quindi era un po' complicato. Ma giustamente lui nella seconda ha fatto un errorino lui subito alla prima curva, mi sembra, comunque nella prima parte. Io diciamo che nelle ultime gare sto migliorando parecchio e infatti oggi sono contentissimo di aver fatto anche se 2 secondi più out, ma comunque gli stessi tempi, senza quasi nemmeno un errore, quindi sono contento così. No, veramente, veramente una gran bella gara. A questo punto ti ringraziamo per aver partecipato e ti rinnoviamo l'appuntamento al Bondone. Lì non No, sarà semplice con queste lì è macchinine, lunga. però una bella No, sfida. comunque grazie a voi per tutto l'impegno che ci mettete e tutta la passione che mettete in campo per poter farci divertire. Assolutamente, grazie a voi. Alla Vai, prossima, grazie, Francesco. buona serata. Ciao, Ciao, Francesco. grazie, grazie, ciao. A questo punto, Salvo, ci sei? Ciao, Eccomi qua. Salvo. E allora, la gara di casa è sulla tua creatura, perché è una tua creatura questo circuito. Che ci racconti? Oggi diciamo che non è andata molto bene perché non sono riuscito a mettere a punto un assetto. Infatti avevo problemi di aderenza, soprattutto in frenata e di stabilità, quindi cioè, ci sono dovuto andare un po' più caldo, però è molto impegnativo, quindi vediamo poi che succede con gli altri tempi, ma tutto sommato va bene così. Indubbiamente, indubbiamente. Allora, i complimenti intanto vanno a te, oltre che per la tua prova, anche per quello che crei e metti a disposizione del team. Quindi, vedendo tutto quello che si è visto attualmente in diretta, il circuito, le ambientazioni, per come sono riprodotte, secondo me la gara passa in secondo ordine. Quindi un complimentone enorme va a te per il tuo lavoro, Grazie, sempre grazie. E perfetto. vorrei Sempre aggiungere number one. che Avola è stato un tracciato molto particolare perché ho dovuto lavorarci su per quasi un anno, dato la sua lunghezza, la sua complessità dei dettagli, non era facile, quindi sono abbastanza soddisfatto, anche se potrebbe esserci un aggiornamento in futuro, ma vedremo. È come al solito. Direi che quello che abbiamo visto è già perfetto così, però l'occhio del creatore all'imperfezione la vede Sì, ma il creatore non vede mai la sua creatura al sempre. 100%, Perfetta, vede infatti. sempre dei difetti ovunque, anche se non si notano bene, ma tutto sommato penso che sia venuta abbastanza al 90% diciamo, della reale, ecco.
Infatti, ho avuto modo di vedere qualche onboard di qualche manifestazione fatta in passato su questo circuito, sulla prima parte del circuito, non su tutta. No, Devo invece dire no. che per me è uguale, cioè guardandola in video e guardandola dall'abitacolo della 112 con cui ho fatto la gara è uguale. Sì, Sì, diciamo che guardate. ci sono dei punti che magari le altimetrie non saranno esatte al 100%, però ci siamo avvicinati molto alla realtà, quindi non è facile riprodurre un tracciato al 100%, ecco, ci sarà sempre qualche piccolo margine di errore anche dovuto alle altimetrie che ti dà il satellite, quindi tutto sommato ci ho lavorato un po' su con le altimetrie e sono venute, soprattutto nel primo tratto, sono venute abbastanza bene. Anche l'ultimo non è male, ma come ho detto prima si può sempre migliorare e uno cerca sempre di migliorarsi sui lavori che uno fa, quindi in futuro vedremo altre belle cose. Assolutamente. Allora, Gianni, che dire? Hai qualche domanda per Salvo? Ma quale domanda gli devo fare a Salvo? Salvo Ok, solo e complimenti e nient'altro. allora. Grazie soprattutto. Grazie a voi. Da parte di tutti i ragazzi che partecipano e da parte di tutti noi. Assolutamente. È stato un Ok. piacere. Allora, adesso rimane Carmelo. Carmelo. Ciao, buonasera. Ancora una volta hai la meglio. Com'è andata? E allora, intanto devo dimenticare la prima manche, quello sicuro perché sono partito dai box con l'assetto di fabbrica, non l'ho cambiato completamente. Mi sono accorto alla prima curva quando ho frenato che la frenata non corrispondeva, anzi grazie al volante sono riuscito a sistemarlo un po'. Ok. La seconda e la terza sono andate meglio, anche se nella terza speravo di abbassare leggermente un altro po', ma non è stato possibile. Comunque direi che il risultato finale è stato abbastanza soddisfacente. Sì, non mi posso Peccato lamentare. per l'ultima prova. Senza quella imperfezione avresti tirato sicuramente giù un tempone. Sì, penso di sì, anche se ancora dobbiamo aspettare a Gianni, che lui sicuramente farà un bel tempo pure. Sì, Sì. beh, quello si allena 2 minuti e già tipo è Hai già sei soddisfatto. stracciato. Esatto. Mi state cuffando entrambi, anzi io vi prometto che dalla prossima tappa poi vi sabboterò le macchine perché è impossibile, mi state dando troppo fastidio. Quindi sappiatelo che dalla prossima tappa riceverete 100 kg di zavorra. Lungi da noi l'intenzione di voler gufare, assolutamente. Però Gianni, la zavorra metticela a posteriori. No, la metto davanti. Va bene, ragazzi, che dire? Allora, intanto un ringraziamento particolare va a Pietro Vizzari, per aver curato la regia di questo primo turno. Grazie, Pietro. A tutto lo staff del Team Chrono Factor Live, a Gianni in cabina di commento, Carmelo che oltre che a driver oggi è stato impegnato anche nella direzione gara. Quindi Come sempre. vi rinnoviamo l'appuntamento a stasera. 21, 21 e 30 Gianni, 21 e Sì, 30 21:30 sul canale dei ragazzi di Grand Prix TV. con turno B seguito e commentato dai ragazzi di Grand Prix TV. Stasera spettacolo assicurato. Quindi io vi auguro un buon pomeriggio e grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima. Ciao. Ciao.